Salve a tutti crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Io sono sempre Davide e oggi siamo qui per parlare del principio di sovrapposizione della meccanica quantistica. Lo so, vi ho parlato di meccanica quantistica in un sacco di contesti, in un sacco di situazioni, in un sacco di modi diversi. Però voglio concentrarmi su questo punto specifico, senza costringervi ad andare a scavare nei vecchi contenuti. E per farlo dobbiamo fare un passetto indietro, come sempre. Se avete visto altri video sapete che questa roba qua è un po' un mio tormentone. Come descriviamo il mondo in meccanica quantistica? Partiamo da un oggetto che si chiama stato quantistico. Da un punto di vista matematico, uno stato quantistico è come un vettore in un oggetto chiamato spazio di Hilbert, che ha alcune caratteristiche, ma non ci importa oggi, a meno che non siate dei perversi fisici o matematici, quindi vogliate andare ad investigare questa robaccia. Dicevo, lo stato quantistico è una specie di hard disk in cui infiliamo tutte le informazioni su lo stato, per l'appunto, sulla condizione, tutte le informazioni possibili su un certo sistema fisico che andiamo ad analizzare, sia esso l'universo intero o un setting sperimentale specifico all'interno di un laboratorio. Uno stato quantistico, se conosciuto, ci dà tutta l'informazione che ci serve su un certo sistema. Ora, questi stati quantistici si evolvono nel tempo in una certa picture della meccanica quantistica chiamata Schrödinger picture. Noi per oggi ci rifacciamo a questo tipo di convenzione. Esistono convenzioni diverse che tengono gli stati fissi e fanno evolvere nel tempo gli operatori quantistici, tipo la Heisenberg picture, ma sono equivalenti. Diciamo che la descriviamo in questo modo per semplicità e coerenza. Sappiate che esistono delle descrizioni alternative del tutto equivalenti da un punto di vista delle predizioni sperimentali. Quindi non è granché importante. Il punto è che noi abbiamo degli stati che evolvono nel tempo, seguendo quella che voi conoscete come equazione di Schrödinger e che certamente avete sentito menzionare nei video divulgativi sulla meccanica quantistica, in dei libri o in delle serie TV tipo The Big Bang Theory. Ahimè, forse l'avete anche sentita menzionare nella mia serie Meccanica quantistica, fondamenti ed interpretazioni con Daniele Oriti, ricercatore esperto in gravità quantistica e fondamenti della meccanica quantistica. Dopo questo video, se l'argomento vi interessa, andate a recuperarlo, sono un sacco di puntate, le trovate sul mio canale, vi lascio il link alla playlist in descrizione, è lì sì che andiamo dentro le questioni nel dettaglio. Ma tornando a noi, stati quantistici che contengono tutte le informazioni sui nostri sistemi, qualunque essi siano, con una buona definizione, poi i dettagli matematici sono molto raffinati, che si evolvono seguendo l'equazione di Schrödinger, che ovviamente tiene conto di tutte le interazioni, tutti gli effetti fisici e tutta la robaccia fisica che entra nella dinamica del nostro sistema. Il punto è che l'equazione di Schrödinger è un'equazione lineare. Questo è molto diverso da ciò che accade di solito in meccanica classica. Ciò significa che se uno stato quantistico è una soluzione dell'equazione di Schrödinger, quindi una possibile evoluzione nel tempo del sistema fisico, una soluzione che possiamo realizzare nella natura, anche la somma di due, o la somma pesata di due soluzioni, è una soluzione. Quindi se noi abbiamo due soluzioni, le sovrapponiamo, come immaginate di avere un pezzo di plastica gialla, un pezzo di plastica rossa, metterli uno sopra l'altro e ottenere un pezzo di plastica arancione. Ecco, in meccanica classica il fatto che rosso e giallo siano soluzioni delle equazioni del moto non implica che anche arancione sia una soluzione delle equazioni del moto, ma in meccanica quantistica sì. Ciò significa che se A è una soluzione, quindi una certa evoluzione nel tempo che può caratterizzare il nostro sistema, e B è una soluzione, una certa evoluzione nel tempo che può caratterizzare il nostro sistema, anche A più B, A meno B o una certa sovrapposizione pesata di A e B, quindi 90% A, 10% B, 60% A, 40% B e così via. Poi la questione dei coefficienti da un punto di vista matematico, ancora una volta, è un pochino complessa e poco importante ai fini del nostro discorso, sarà una soluzione dell'equazione di Schrödinger. Ed è proprio per questo che a volte sentiamo dire che in meccanica quantistica una particella può essere in un punto
e in un altro punto contemporaneamente, perché se la soluzione particella in un punto risolve l'equazione di Schrödinger con tutta la sua evoluzione temporale e tutto il resto, e anche particella nell'altro punto è una soluzione dell'equazione del nostro sistema, anche la sovrapposizione tra le due soluzioni sarà una soluzione del nostro sistema. Ora, io credo sia un po' fuorviante descrivere i sistemi quantistici come sovrapposizioni di posizioni classiche, semplicemente perché le idee classiche che abbiamo nel mondo, sviluppate nella savana, quando ci stavamo evolvendo, scappando dai leoni, cercando di sopravvivere al caldo torrido, non si applicano bene al mondo microscopico. Quando ci addentriamo nel mondo quantistico, in qualche modo dobbiamo gettare via il nostro buon senso. Sapete quella roba che menzionano i politici, tipo dobbiamo avere buon senso, no? Tutta quella robaccia lì, ecco. Nel mondo microscopico il buon senso lo dobbiamo lasciare fuori dalla porta, perché il nostro buon senso è un prodotto di pressioni selettive dell'evoluzione e quindi non si applica in luoghi dove noi non siamo stati, mentre ci stavamo in qualche modo definendo. Poi è chiaro, noi ci evolviamo sempre di più, o meglio, ci evolviamo in un processo che non è gerarchico, ma è inarrestabile, quindi spero che tra qualche milione di anni ci siano esseri umani con un intuito quantistico, ma oggi non ci sono, quindi dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo e dobbiamo usare la matematica. Noi ci accorgiamo che le nostre idee classiche nel mondo quantistico non funzionano tanto bene, quindi abbiamo degli stati che possono essere classicamente interpretati come particella in un punto, degli stati che possono essere classicamente interpretati come particella in un altro punto e la sovrapposizione di questi stati. Ora, questa roba qua nel mondo macroscopico non ha un analogo intuitivo come i due stati precedenti. La sovrapposizione non può essere trasferita così, schioccando le dita, al mondo macroscopico, perché nel mondo macroscopico noi non vediamo sovrapposizione di stati. Se vogliamo forzare le nostre idee classiche su una sovrapposizione di stati, allora la possiamo descrivere come particella un po' qua e un po' là, ma ricordiamoci che stiamo facendo una violenza al mondo, stiamo costruendo delle metafore. Le metafore vanno interpretate per quello che sono. Ciò che ci dice la meccanica quantistica è che a livello fondamentale la natura prevede la possibilità di sovrapporre gli stati in sovrapposizioni buffe, complicate, di tantissimi stati diversi che sono diverse soluzioni dell'equazione di Schrödinger, e dobbiamo farcela andare bene, perché questa roba è stata verificata sperimentalmente un gozziliardo di volte. Poi alcuni di questi stati che sopravvivono quando facciamo un limite classico, che comporta la decoerenza, considerare sistemi a molti corpi e tutta quella roba che ci permette di passare da quantum a classical, alcuni di questi stati hanno interpretazioni naturali, altri no, perché muoiono nel passaggio meccanica quantistica mondo classico, e quindi forse ci dobbiamo arrendere, non li possiamo interpretare con le categorie classiche, ma ripeto, possiamo costruirci delle metafore. Appunto, sovrapposizione di una particella in più punti. Ma quasi tutti i paradossi che ci possono venire in mente nascono da questa violenza, non dalla meccanica quantistica in sé, nascono dal nostro tentativo di imporre delle idee classiche, appunto, frutto di una storia evolutiva di un certo tipo in un mondo che segue tutto sommato la fisica classica, a degli oggetti che non seguono la fisica classica. Quindi stiamo molto attenti, questo video è quasi più un invito a stare molto attenti sempre nella vita, ad estendere i nostri pregiudizi, le nostre idee, il nostro buon senso a nuovi regimi, in nuovi luoghi dell'universo dove quelle cose lì non sono state testate. Vi sto portando un esempio esplicito di luogo, tutto il mondo microscopico, il livello più fondamentale ad oggi conosciuto della realtà e verificato sperimentalmente, dove il nostro buonsenso va a farsi benedire e ci può solo dar fastidio, mettere i bastoni tra le ruote invece che aiutarci, quindi siamo molto cauti. E come vedete, la meccanica quantistica ci suggerisce che la realtà sia un po' diversa da quello che
da quello che osserviamo e ci dà degli indizi. Talvolta le teorie fisiche si comportano in modo molto strano e ci fanno vedere cose che non ci aspettiamo, cose davvero bizzarre, davvero fuori dal mondo. Non lo fa solo la meccanica quantistica, lo fa anche la relatività generale, e se questi discorsi sulla meccanica quantistica vi hanno colpito, dovete assolutamente recuperare il mio video sulle singolarità in relatività generale e su come queste possano essere il lasciapassare verso la gravità quantistica. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ricordate che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, crononauti.